Una finalissima tutta da seguire e da ammirare, una sfida per palati raffinati che si è conclusa con un vincitore, Olivetti Malgherino di Marotta e la premiazione dei finalisti provenienti dal territorio locale. Si tratta della gara finale di biliardo a boccette che ha concluso sabato pomeriggio alla Combattente di Fano, oltre una settimana di competizioni iniziate lunedì 17 aprile. Ma io dico che è andata molto bene perché ci sono stati molti partecipanti qui della zona di Fano, il territorio che comunque non era ancora stato, diciamo, sviluppato questo sport, e oggi siamo arrivati alle battute finali. Abbiamo il CONI, abbiamo una federazione che comunque ci fa sviluppare questo sport, che ci porta avanti, è riconosciuto dal CONI, come dico, e stiamo portando avanti anche un progetto molto importante che è lo scuola biliardo, per portare i giovani dentro questo sport, per cercare di magari di fargli fare aggregazione, fargli intrattenimento diverso da tutte le cose che ci sono oggi. Una realtà sportiva che sta crescendo sempre di più a livello regionale. Sì, a livello regionale sta crescendo e anche a livello nazionale comunque ci stiamo adoperando molto per farlo sviluppare. Per chi volesse iscriversi? Per chi volesse iscriversi si deve andare sul sito della FISB, è un sito nazionale, oppure contattare direttamente il comitato provinciale, che adesso comunque è di Ancona, perché comunque Fano ancora non ha un comitato. Abbiamo fatto questa gara proprio per sviluppare questa cosa anche qui a Fano e portare una cosa nuova che potrebbe interessare a gente che non conosce questo mondo. Due biliardi per quattro finalisti che con passione, serietà e precisione hanno giocato per oltre due ore. Uno sport di aggregazione affascinante, capace di creare relazioni e consolidare vecchie amicizie, che vuole appassionare sempre più persone. Ci stiamo proponendo anche con delle cose nuove, comunque vogliamo proporre alla città anche nuove attività sportive. Abbiamo organizzato, grazie alla disponibilità e alle proposte dei dirigenti della FISB, Moretti Giampiero e Tonelli Paolo, abbiamo organizzato questa gara di biliardo a boccette. È stata molto bella, grazie proprio alla loro disponibilità e grazie soprattutto agli sponsor. Che emozione si prova dopo 15 anni a vincere questo premio? È una grande emozione, è stato molto bello, sì. Dalle 15:30 che giocate, quindi tanta concentrazione e anche sofferenza ho visto nel vostro volto. Sì, non bisogna mai perdere la calma, stare sempre lì concentrati è la prima cosa sul biliardo.